La Brexit continua a dividere. Ieri sera il governo britannico ha dato il via libera all'intesa con l'Unione Europea per la separazione, ma deve fare i conti con i separati in casa. Un terzo dei ministri ha contestato l'accordo e stamattina si sono dimessi proprio il ministro per la Brexit, Dominic Raab, che è anche ministro della giustizia, e il sottosegretario per l'Irlanda del Nord, Shailesh Vara. In effetti la questione irlandese è delicata. Come regolare il passaggio quotidiano di persone e merci tra la Repubblica d'Irlanda, che è uno Stato dell'Unione, e l'Irlanda del Nord, che appartiene al Regno Unito? Molti tra i conservatori, che 2 anni fa promossero e vinsero il referendum per uscire dall'Europa, vogliono il ripristino di un confine e della dogana, punto e basta. Invece la bozza di accordo con l'Europa, quasi 600 pagine frutto di un negoziato molto difficile, prevede che per ora il Regno Unito rimanga in qualche maniera nel mercato unico e che alla fine del periodo di transizione l'Irlanda del Nord abbia un trattamento speciale e quindi non una dogana vera e propria, cosa che non piace affatto agli euroscettici puri e duri che incalzano il governo di Theresa May, che negli ultimi mesi ha già subito diverse defezioni. Comunque, dopo il via libera di ieri sera, l'accordo dovrà essere approvato dal Parlamento britannico. Il passaggio più difficile, visto che è spaccato in due, come la gente, a guardare le imponenti manifestazioni dei giorni scorsi, soprattutto degli anti-Brexit, che vogliono un altro referendum. L'intesa deve essere ratificata anche dall'Europa. Tra 10 giorni, il 25 novembre, ci sarà un vertice straordinario dell'Unione. Poi, il 29 marzo 2019, è previsto l'inizio ufficiale della Brexit.